lo scorso anno abbiamo osato molto nel andare a Villa Erba e fare un'edizione molto corposa. Siamo molto soddisfatti di quello che è successo lo scorso anno e di come siamo riusciti comunque, pur incastrati in tanti vincoli e nei tempi stretti, siamo riusciti a fare qualcosa che ci è sembrato a noi bello, ma più che altro i riscontri che abbiamo avuto sono stati tutti molto positivi. Sicuramente ne siamo usciti anche con tante cose da migliorare, come è giusto che sia, e siamo ripartiti subito comunque per fare un'edizione 2017 dello stesso stampo. Quindi il Now nel suo formato base lo consideriamo ancora quello, cioè parte culturale molto robusta, parte espositiva e poi parte di animazione più per i cittadini e le famiglie, dove la location di Villa Erba ovviamente ha giocato e speriamo giocherà un ruolo importante. Nel riattivarci nello scorso autunno nella stessa direzione, avevamo già fissato il contratto con Villa Erba, già fissato le date che devono essere più o meno metà maggio, il weekend di metà maggio, ma nell'autunno abbiamo riscontrato alcune difficoltà organizzative, per cui abbiamo valutato, e anche diciamo di sostenibilità economica, non abbiamo paura a dirlo, perché comunque abbiamo osato su un'idea di evento che sia nei contenuti che nel formato è di livello piuttosto alto.